ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono TheQuest91. Sono qui oggi con un video un po' particolare. Dovevo registrare FIFA, però alla fine ho deciso di mettermi a registrare questa specie di vlog visto gli ultimi fatti accaduti sul mio canale. Cioè, qualcosa di assurdo, e volevo un attimo parlarne con voi. Sempre se vedrete il video, perché YouTube probabilmente è impazzito e non fa arrivare il feed del mio caricamento agli utenti, ai miei iscritti. Quindi, non mi sono preparato nessun discorso, ho semplicemente preso me stesso, mi sono seduto sulla sedia più rumorosa del mondo. La bandiera del Chelsea si è staccata, infatti se vedete ce l'ho proprio dove cacchio, dietro la sedia. Neanche quella si regge più, cioè ormai sta andando un po' tutta a puttane, non so perché. Partiamo dall'inizio. Io carico un video ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, ogni 2, dipende da quanto tempo ho a disposizione. Perché causa PC di merda, causa che i miei video sono un po' elaborati, cioè cerco di farli a modo, ci metto 6, 7, 8 ore per elaborarne semplicemente uno. Più la copertina del video, che su Photoshop ci metto un pochino, ci metterò una mezz'oretta, e più la registrazione, che ha un'altra mezz'oretta, un'oretta a parte. Quindi ci metto parecchio per fare i video. Chi mi segue sa che su FIFA ho il mio format. Metto una canzone durante l'azione, poi quando l'azione non si conclude, causa gol mangiato, causa fallo subito oppure errore del giocatore, si leva la canzone, stop la canzone e parte il mio commento sopra. Poi subito dopo riparte, senza un attimo di pausa, riparte la canzone e un'altra azione. Quindi diciamo è un video un po' particolare, un format che qui in Italia si vede tantissimo. Poi naturalmente quando faccio un gol ci metto una canzone remixata carina, però quando subisco un fallo ci metto gli effetti carini, soliti, tipo un pugno, punch, qualcosa del genere. Io si chiama punch sul mio computer, è quello e il giocatore casca. E sono video abbastanza elaborati. Poi come dicevo, col PC di merda che per se ci metto 2 canzoni già va rallentatore l'anteprima. E anche questa, ragazzi, è una piccola causa che non mi permette di caricarne uno al giorno. Però sto notando che YouTube premia più la quantità che la qualità. Perché io se mi mettessi a fare un video del cazzo, ovvero senza webcam, oppure con la webcam messa a cazzo, vabbè, la metto già di norma a cazzo, però diciamo, levo la musica di sottofondo, levo tutti i tagli, carico un video con solo praticamente i gol e qualche altra azione, poi non ci metto la musica, metto solo la musica durante il gol, non metto nessun effetto e lo edito anche male, però riesco a caricarne uno al giorno, perché a fare un video del genere ce ne metto un'ora neanche, ne carico uno al giorno, sicuramente avrò più visualizzazioni, perché non so se è solo YouTube, ma anche gli iscritti di adesso vogliono un video al giorno, non gli frega se è fatto bene o male, e non parlo di tutti, parlo della maggior parte, ragazzi. Quindi se voi siete uno di quelli che preferisce vedere un video ogni tanto, ma bello, fatto bene, ben venga, meglio. Comunque la maggior parte vuole un video al giorno anche fatto di merda, del cazzo. Scusate se mi ripeto più volte, come dicevo, non ho un discorso e poi non sono molto bravo a parole, non sono mai stato molto bravo a parole, quindi non sono bravo neanche in questa circostanza. Comunque la gente vuole un video di merda al giorno più che un video decente, fatto bene, montato a modo ogni tanto. Un altro fatto è che non so cosa stia succedendo, sto facendo pochissime visual e pochissimi like. Allora, vi spiego bene. Io, fino a qualche settimana fa, facevo 50, 40, addirittura 60 like sotto ai video di FIFA, con 300, 400, 250 visualizzazioni, ed arrivavano. Adesso non so perché, specialmente gli ultimi 3 video caricati, gli ultimi giorni, l'ultima settimana, non so se notate il video che ho fatto con il mio amico, che è una sfida pure epica, cioè è montato bene perché l'ho montato a modo mio, come dicevo nel mio format, è una sfida di FIFA, è una sfida bella perché ogni gol subito mangio peperoncino. Ho fatto 130 visual in 5-6 giorni con 30 like, per puzza 30, non so se sono un po' di più, un po' di meno. Però va bene, ci stava, faccio, vabbè, magari i meno iscritti l'hanno visto perché stanno al mare, stanno studiando, e come cosa ci poteva anche stare. Poi carico un video di Call of Duty con il trailer dove lo analizzo, e là dentro di me pensavo, magari i miei iscritti mi seguono per FIFA, non mi seguono per Call of Duty, però magari lo possono anche aprire, non lasceranno il like, ma il video lo possono anche aprire per vedere un attimo com'è fatto. Poi naturalmente, essendo un trailer di Black Ops 3, delle 3 di quest'anno, anche gente che non mi segue poteva vederlo. No, 30 visualizzazioni, 30 visualizzazioni con 10 like, un canale di 1000 iscritti che mettiamo 200 sono attivi, non può fare 30 visualizzazioni, qualcosa non quadra. Oggi carico un video con scritto "ho paura PT", quindi neanche uno può pensare a un gameplay, ma che cosa è successo, ho paura, cosa sta succedendo a TheQuest91, clicchiamolo.
Oh ragazzi, 3 like e 10 visualizzazioni. 3 like e 10 visualizzazioni. 3 like che uno è mio, uno è di un mio amico e l'altro non so chi l'abbia visto. E ripeto, facevo più visualizzazioni quando avevo 30 iscritti. Ed è una cosa strana perché io con un canale con 1000 iscritti, anche se ho 300, 200, 100 iscritti attivi, che magari ha poca visualizzazione a livello Italia e tutto, se carico un video, di norma almeno le 70-80 visualizzazioni le dovrei fare, i 15 like le dovrei fare. Poi con un titolo così ho paura che magari dà anche un po' di curiosità. Scusate, non guardo la webcam perché non sono abituato, poi sto un attimo ragionando. Quindi qualcosa non quadra. Si sono abbassate nelle ultime una settimana di botto le visualizzazioni. Allora potreste dire, vabbè, a te ti interessa solo delle visualizzazioni e dei like. Cioè, non è che mi interessa solo, mi interessa anche di quello, perché se io carico un video, ho bisogno della risposta del pubblico, ho bisogno della risposta degli iscritti, per il semplice fatto che io lo faccio perché mi piace che qualcuno guardi il mio video, perché cioè non è che mi metto a caricare a cazzo per me, cioè a sto punto non li carico, me li lascio sul computer e me li rivedo come ricordi. Io lo faccio perché mi piace interagire con voi. Però se voi non lo vedete, e non penso che siate voi, ma penso che YouTube non fa arrivare feed perché gente mi ha scritto sulla pagina, ragazzi, sulla pagina: Diego, ma com'è questa settimana non hai caricato nessun video quando ne ho caricati 3? Cioè ragazzi, ne ho caricati 3 e la gente mi chiede perché non ho caricato video. Quindi YouTube non funziona. E per questo ho semplicemente fatto un account di persona con nome e cognome su Facebook, dove metterò i link dei video. Metto il link in descrizione di questo account, di questo profilo, in modo che mi aggiungete tra gli amici e là potrete vedere tutte le mie novità, tutti i miei video nuovi, condividerò tutte le mie idee, eccetera. Perché la pagina funziona male, la pagina è Facebook, devi pagare, perché per ho 95 persone che mi seguono su quella pagina, ogni mio post lo vedono in 3, 4, 12 persone su 99. Se io voglio far arrivare a tutte 99 persone il mio post, devo pagare un euro al giorno, un euro ogni settimana, quindi qualcosa di assurdo. Mi sono fatto il profilo di persona. Aggiungetemi, mi raccomando, metto il link in descrizione e metto anche il link del profilo privato, perché se volete aggiungermi anche là, ben venga, mi piace, se vogliamo fare due chiacchiere, tanto sti cavoli, cioè mi diverto, ci divertiamo insieme. Detto ciò ragazzi, questo video sfogo può finire anche qui. Non so se lo vedrete mai, cioè io cercherò di condividerlo, spero che lo vedrete, non so neanche come intitolarlo per attirare un attimo l'attenzione. Ditemi voi cosa ne pensate di questa cosa, ditemi voi se volete un video al giorno, ma fatto un po' a cazzo, un po' meno bene di quello che faccio di solito, che tra l'altro non è che faccio video belli, non è che io faccio video belli di qua, di là, io faccio video normali per le mie abilità, per la mia strumentazione, sono il massimo per adesso che posso fare. Però se volete video un po' più scadenti, ditemelo, ne carico uno al giorno, magari faccio anche più visual, la gente si iscrive di più e meglio per me ragazzi, lavoro di meno perché faccio video meno decenti, guadagno più iscritti e più visualizzazioni, c'è più gente, alla fine è meglio per me perché è buono. Però il fatto è che ragazzi, cioè, prima di chiudere io vi dico che un sacco di volte faccio il video, lo vedo, nell'anteprima mi dice che è tutto sincronizzato, lo vedo sul computer e viene di merda, e lo rifaccio da capo, se è qualcosa che non quadra, io rifaccio il video da capo perché voglio portare un lavoro fatto bene su YouTube. Poi ultimamente mi sta succedendo che sul computer è tutto sincronizzato, lo carico su YouTube e l'audio è disincronizzato dal video. Non so cosa stia succedendo, mi sta andando un po' tutta puttana, come dicevo. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che non vi abbia dato troppo fastidio questo sfogo, e ci vediamo con il prossimo video. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Bella.